Ah!
Zaidi, ho un altro manufatto. Sembra sia di nuovo l'anomalia, ma è come se fossero riusciti a controllarla, a difendersi da essa. Come? Forse gli obelischi? Come nella foresta? Qui sono rappresentati alcuni di loro che lavorano insieme, credo. Non deve essere stato facile. Forse è per quello che August è tenuto nella foresta cercando di proteggerci dalla tempesta da solo. Cerca altre incisioni.
sono ancora qui. Dovevano seppellire me. Zaidi, ho trovato l'accesso a una specie di antico sepolcro. Per niente inquietante, devo dire. Sì, rilassati. Di sicuro non c'è nessun poltergeist alieno pronto a saltarti addosso e sbranarti o roba così. Bene, ora che l'hai detto comincio a preoccuparmi. Thank you.
Thank you.
capace di onorarlo. Sono i nostri blindati. Nessuna spedizione mai sopravvissuta alla foresta. Ma com'è possibile? Se venivano dalla foresta, andavano dalla parte sbagliata. No. Guardate meglio. Non sono nostri. Nemici, allora? Oh mio Dio. Quelle sono celle di carburante. Non ho mai visto una tecnologia così avanzata. Chi diavolo erano? Chiunque fossero, hanno perso. È stato un massacro. Non possiamo stare qui. Channa, ci serve un riparo. Raggiungiamo quelle rocce. Thank you.
mia impressione oppure sembra che le tempeste ci stiano seguendo? Sì, c'è qualcosa di strano. Stai indietro mentre sgombro la via. Non capisco. Come hanno fatto i ribelli a prendere delle celle a fusione funzionanti? Quelli non erano ribelli. Chiunque fossero, probabilmente la loro elettronica funzionava qui nel deserto tanto tempo fa. Quindi chi diavolo erano? Magari sono arrivati dalla Flores, come noi. Forse coloni destinati a un'altra parte del pianeta. Vorrebbe dire che c'era una missione segreta totalmente slegata dalla nostra. Non so, mi sembra assurdo. Beh, effettivamente... no.
Tiago, August ha detto qualcosa di utile? August è stato più silenzioso del solito. L'avevo già visto impaurito, ma c'era sempre curiosità nei suoi occhi. Ora vedo solo terrore. Non so perché. Ho trovato un riparo. Chan, portaci tutti dentro. Non credevo saremmo sfuggiti alla tempesta. Non è una tempesta. Guarda, c'è qualcuno là. Ma quello non è il bastardo che ha ucciso Jakub. Tu sai proprio fare incazzare la gente. Quello stronzo non si vuole arrendere. Neanche io. La prossima volta lo ammazzo. Guarda, ho trovato qualcosa. Una specie di avamposto. Sembra umano. Vedi l'antenna laggiù? Potrò tracciare il segnale. Se racconto a Corrigan quello che mi mostra, mi prenderà per pazza. Non capisco. Come ha fatto quella gente sui blindati a mettere le mani su delle celle a fusione funzionanti? Non è possibile. Thank you.
Zaidi, quant'è vitale quell'antenna? Beh, in realtà ho avuto qualche problema ad agganciare il segnale da quando siamo entrati nel deserto. Sono andato un po' a intuito, ma col giusto equipaggiamento... Ho capito, ci serve. Ti contatto per dare il via libera.